concludo con un grande ringraziamento a Don Marcello, che quotidianamente e in maniera crescente assume un ruolo fondamentale nella lotta alla criminalità, con le sue denunce, con i suoi interventi anche a Calorato. Mi dispiace che non sia presente il giornalista Piccena oggi, che è un altro dei lucani che con il suo giornale denuncia le cose negative che avvengono nella nostra regione. Allora ringrazio Don Marcello per il lavoro che svolge. Lui è già stato a Monte Scaglioso, nella chiesa di Santa Lucia, dove ha avuto un incontro soprattutto con giovani, ed è proprio questa la direzione, a mio modo di vedere, Don Marcello. Anch'io all'epoca del periodo oscuro di Monte Scaglioso ero impegnato nella lotta al racket, che ahimè dell'estorsione esisteva a Monte Scaglioso. Anch'io ho fatto parte di quello. E mi sono reso conto che quando lo Stato è vicino in maniera trasparente, in maniera precisa al cittadino, non c'è mafia di tempo. Vince sempre la legalità, vince sempre l'onestà, vince sempre il buon affare. E allora, diceva prima una signora Don Marcello, ci vorrebbero tanti Don Marcello in Italia affinché l'illegalità fosse messa definitivamente da parte. Beh, noi siamo certi che tanti Don Marcello ricordano, ma per fortuna accanto a Don Marcello abbiamo tante figure fuggine, pulite, che ogni giorno lottano contro la linea. Quindi grazie a Don Marcello e i complimenti all'associazione Antiracket di Monte Scaglioso.